I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Scusi, per informazione, cultura e musica? Deve andare sempre dritto. Sì, sempre dritto, a Radio 7. Radio SF, informazione locale. Un cordiale saluto amici ascoltatori, oggi è martedì 30 ottobre, in studio Filomena Viscomi, Giuliana Murgia, ma vediamo i titoli dell'edizione, Filomena. Parleremo di unione dei comuni verso le unioni montane dei comuni, dall'UNCEM arriva anche una bozza di statuto. Parleremo anche della riunione di oggi del Consiglio dei Ministri per l'esame del riordino della riduzione e riduzione delle province, vedremo se sortirà questo decreto e diciamo porrà rimedio agli squilibri contenuti per esempio nella bozza votata in Consiglio regionale nostro il 23 ottobre scorso. A proposito di regione, partenariato pubblico-privato online, il sito dedicato agli enti locali. Sul mantenimento del servizio di giudice di pace c'è accordo tra i comuni ossolani, forse il primo di una serie verso l'Unione, non lo so. Comunque avremo ai nostri microfoni il presidente della comunità montana, Giovanni Francini. E poi parleremo di occupazione, ancora una volta si tratta del tema della JB Systemi, che è, come sapete, in liquidazione. Verbania e Città Verde, vedremo cosa ne dice anche Lega Ambiente e il sindaco della città. Artigiani, le criticità si fanno sentire nel VCO e nel resto del paese. Domenico Mallone del Consiglio Comunale di Crevola d'Ossola scrive la sua contentezza per la riapertura della scuola Lapidea, ma lamenta il disinteresse di tutti quando lui stesso e altri della minoranza avevano proposto il progetto di riapertura. Ad Halloween le borgate alpine tornano a vivere, appuntamento a Crevola d'Ossola domani, mercoledì 31 ottobre. Individuati tre del branco che hanno messo sotto scacco il centro storico perpetrando tra l'altro danni ingenti, parliamo dei vandalismi notturni a Domodossola. Ma come vi abbiamo anticipato, parliamo di unione dei comuni, lavoro sul territorio per dar vita alle nuove unioni montane dei comuni, evoluzione delle comunità montane prosegue. Nelle vallate alpine ed appenniniche piemontesi si moltiplicano gli incontri tra sindaci e amministratori comunali per velocizzare le trasformazioni delle comunità e definire le nuove unioni montane. Funzioni fondamentali come previsto appunto dalla Spending Review nazionale e soggetti propulsori dello sviluppo appunto delle terre alte. All'interno dell'Unione potranno nascere delle specifiche convenzioni tra gruppi di comune per la gestione di uno o più servizi. L'UNCEM Piemonte ha inviato nei giorni scorsi a tutti i sindaci e ai presidenti delle comunità montane un modello di statuto elaborato con il professor Sergio Foà, docente di diritto amministrativo all'Università di Torino. Un testo che potrà essere modellato sulla base delle esigenze diverse da valle a valle. Poi sappiamo che anche nella nostra zona, per quanto riguarda la questione della comunità montana delle Valli dell'Ossola, le problematiche sono tante, c'è divisione, non c'è quella auspicata unione tra i 38 comuni, non ci sarebbe almeno al momento. Di questo e della proposta di statuto dell'UNCEM ne abbiamo parlato con il presidente dell'UNCEM, sindaco di Bugogna, Enrico Borghi. La trasformazione delle comunità montane in unione dei comuni montani è un'occasione importante per ridisegnare il sistema di governo locale alla luce del nuovo quadro di finanza che sta aprendo degli scenari oggettivamente molto complicati per i territori a seguito dei profondi tagli al sistema di trasferimenti statali. Io sono dell'opinione, lo renderemo pubblico insieme ad altri colleghi nel corso delle prossime giornate, che ci sia bisogno di esprimere una forte unità del territorio ossolano. Questo per due livelli di ragionamento. Il primo è perché occorre mettere insieme, raggiungendo delle economie di scala, quei servizi e quelle funzioni che la legge ha attribuito ai comuni. Temi come l'acqua, come i rifiuti, come i trasporti, come i servizi sociali, come il catasto, tanto per citarne alcuni, hanno bisogno di una massa critica
per evitare di scaricare pesanti costi sui cittadini e per evitare che i cittadini vengano privati di questi servizi. L'altro aspetto è che se vogliamo salvare le identità e le peculiarità dei nostri piccoli comuni, li dobbiamo far lavorare in rete, li dobbiamo far lavorare insieme. Ci sono alcune resistenze sotto questo aspetto. Io confido che ci sia la possibilità di ragionare nel corso dei prossimi, delle prossime settimane. Entro la fine dell'anno i sindaci e i consigli comunali dovranno esprimersi per legge e a questo proposito l'UNCEM ha offerto uno strumento di lavoro dato dallo statuto delle nuove unioni dei comuni per consentire una riflessione ponderata fatta su dati oggettivi e fatta sulle recenti modifiche legislative. Bene, parliamo di un tema che è correlato. Voi sapete che molte sedi staccate di tribunale sono state chiuse in tutta Italia per il decreto spending review del governo e tra l'altro sono stati chiusi anche circa 700 uffici di giudice di pace. Ma questo pare non avvenga nell'Ossola, uno dei pochi centri territori a salvare appunto il servizio, perché sul mantenimento del servizio del giudice di pace pare esserci accordo tra i comuni ossolani e speriamo il primo di una serie di accordi verso questa utilissima unione. Perché? Perché Comunità Montana al momento deciderà di mettere a disposizione sede e risorse umane, ma ne abbiamo parlato con il suo presidente Giovanni Francini. Per il discorso e il problema che è sorto per la chiusura dell'apertura di Domodossola e quindi anche dell'ufficio del giudice di pace, stiamo lavorando in Comunità Montana per cercare di salvare il salvabile e di tenere questo servizio a Domodossola e non anche questo che venga trasferito a Verbania. Sembra un problema di poco conto, ma è un problema che tutte le cause fino a 5.000 euro di valore dovrebbero essere discusse a Verbania. Quindi se c'è la possibilità di salvarlo, la Comunità Montana sta facendo tutto il possibile per salvarlo e per mantenerlo a Domodossola. Ci siamo offerti e stiamo lavorando per cercare di fare questa cosa. Abbiamo portato il problema all'assemblea dei 38 sindaci ossolani, gliel'abbiamo spiegato e tutti quanti concordano che questo è un servizio che dovrebbe essere fatto a favore di tutti e quindi tutti sono concordi. Però hanno un po' il timore per i costi, per queste cose. Allora dovremmo decidere nella prossima giunta della Comunità Montana se la Comunità Montana collarsi tutta l'organizzazione. Pensavamo di portare di mettere a disposizione i dipendenti già della Comunità Montana, gli uffici della Comunità Montana, quindi abbiamo già riscaldamento pagato, telefono pagato, luce pagata, tutte le spese generali per mantenere un ufficio sono già tutto funzionante, dovremmo istruire due o tre persone per poter svolgere questo compito senza andare a gravare su tutto quanto. L'importante è che tutti i comuni comprendano che l'unione fa la forza e se siamo tutti uniti nel mantenere questo servizio ce la possiamo fare, lo possiamo tenere in nostro. Molto probabilmente venerdì avremo una giunta dove decideremo esattamente che cosa fare e come fare. Quindi io credo che sia un problema risolvibile, ce la metteremo tutto per risolverla questa settimana. E andiamo in regione, un canale privilegiato che la regione Piemonte mette a disposizione degli enti locali e della pubblica amministrazione per conoscere e approfondire i diversi strumenti di finanza innovativa utili alla realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche. Oggi è possibile grazie al sito www.ppp-piemonte.it realizzato da Finpiemonte SPA in collaborazione con NUVAL, Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e Politecnico di Torino. Tutto nasce dalla firma di un protocollo d'intesa per quanto riguarda la costituzione di un comitato di indirizzo e monitoraggio per la promozione e la diffusione degli strumenti di partenariato pubblico-privato, firmato nell'aprile di quest'anno dalla Regione Piemonte con l'Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Finpiemonte Partecipazioni e con l'ANCI, l'UNCEM, l'Unione delle Province Piemontesi, Lega Autonomie Locali e Associazione Nazionale Piccoli Comuni.
Verbania è ancora la città più verde d'Italia. Venezia è stata presentata alla 19ª edizione di Ecosistema Urbano, il dossier elaborato da Legambiente e Ambiente Italia, che pubblicato in anteprima da Sole 24 Ore, pesa la qualità ecologica dei capoluoghi italiani, scavalcando Belluno, che l'aveva preceduta l'anno scorso, e migliorando di molto i propri numeri. Verbania è tornata in vetta alla classifica, che accomuna i centri sotto gli 80.000 abitanti, una delle tre categorie in cui è stato suddiviso da un paio d'anni Ecosistema Urbano. Con i suoi 73,71 punti si è piazzata davanti a Belluno e a Pordenone. Unico centro a sfondare il tetto dei 70 punti, fa meglio anche delle altre due vincitrici, Venezia 63,48 e Trento 68,20 per le metropoli, per le città di medie dimensioni. Ma su questo argomento torneremo. Noi abbiamo in linea in diretta il presidente della provincia del VCO, Massimo Nobili. Buongiorno presidente, grazie. Buongiorno. Presidente, nel pomeriggio di oggi il Consiglio dei Ministri si riunirà per l'esame del riordino e per la riduzione delle province, quindi la susseguente adozione del decreto prevedibilmente. Nella fase di passaggio dall'attuale al nuovo assetto, gli enti avranno probabilmente un periodo di commissariamento. In Piemonte si attendono le decisioni con molta attenzione, anche per porre rimedio agli squilibri contenuti nella bozza di proposta votata in Consiglio regionale lo scorso 23 ottobre. Un commento, presidente Nobili, a questo? Il governo ha di fronte per il Piemonte due proposte, quella del Consiglio di Autonomie Locali e quella del Consiglio regionale. Io mi auguro che possa prendere in esame quella del Consiglio di Autonomie Locali, che è una proposta innovativa, una proposta che guarda certamente avanti e che è virtuosa rispetto alla situazione e al momento che stiamo vivendo. Poi ovviamente se il governo pensa di fare altre scelte e di dare anche corpo a quelle richieste di deroghe, io mi auguro che l'ordine del giorno approvato in Consiglio regionale per mantenere autonomo il VCO insieme a Sondrio e Belluno possa essere concretizzato. Quindi noi abbiamo di fronte diverse possibilità. Capiremo se oggi il governo approva il decreto legge, che poi dovrà essere trasformato in legge e approvato dalla Camera e dal Senato, oppure se, come in altre situazioni, vedasi il decreto che parlava delle competenze e funzioni, che non è stato ancora adottato. Quindi siamo in attesa. L'unica cosa che ci è stato chiarito dal Ministro è che fino a fine 2013 le province andranno avanti nella situazione attuale e quindi hanno riallineato la nascita delle città metropolitane con il riordino delle province. Presidente, i commissari saranno quasi certamente gli attuali presidenti, per una questione di continuità e di conoscenza. Non si sta parlando di commissari, come le ho appena detto, le province andranno avanti nella situazione attuale, che vuol dire consiglio provinciale, giunta, presidenti, tutti eletti dai cittadini fino alla fine del 2013. Quindi si vedrà. Quindi la notizia che circola oggi sul commissariamento è destituita di ogni fondamento? Il ministro venerdì, nell'incontro con l'UPI, che è l'Unione delle Province Italiane, ci ha dato questa notizia. Poi qua mi sembra che c'è una grande volontà da parte di molti di spazzare via le province, di spazzare via quelli eletti dai cittadini. Sembra, inviterei un po' tutti alla calma, perché mi sembra che noi siamo stati eletti, che c'è in atto una riforma non facile ma complessa, che le regioni hanno risposto in modo diverso e mi sembra che alcune facendo un buon lavoro, altre molto meno, e quindi non c'è questa, non mi sembra che non ci sia questa foga nel commissariare. Per cosa poi, quando non c'è chiarezza sul personale, non c'è chiarezza sulle funzioni? L'unica cosa che è invece, che noi non condividiamo assolutamente, è che ieri il governo ha assunto un provvedimento dove ha tagliato ulteriormente le risorse alle province. Certo. Questo è il vero problema che abbiamo di fronte. La nostra provincia non avrà le risorse per
erogare alcuni servizi importanti. Stiamo capendo come fare, perché il taglio di 3,7 milioni sul nostro bilancio ci mette in ginocchio. Presidente, in questo particolare momento, un momento molto delicato, lei si sente un po' tradito da alcuni colleghi di partito? No, io non mi sento tradito né abbandonato. Quando si fa politica ci sono idee e visioni anche differenti, anche all'interno della stessa forza politica. Mi sembra che su questo tema delle province non ci siano delle posizioni univoche. Mi sembra che sia nel PDL, sia nel PD, sia in altre forze politiche ci siano visioni diverse che danno il fatto di essere di territori diversi, di esperienze diverse. Quindi io su questo tema vado avanti per la mia strada, condiviso dalla mia amministrazione, condividendo con altri miei colleghi e non condividendo con altri magari anche del mio stesso partito. Quindi penso che siano saltati su questo tema, sul tema delle riforme, anche gli schieramenti politici. Lo dimostra anche alcune prese di posizione, dove al Consiglio Autonomia Locale il VCO, al di là delle appartenenze politiche, si è presentato compatto, ma come Vercelli si è presentata compatta per sostenere una tesi diversa dalla nostra. Quindi non c'è né tradimento né nulla, c'è solamente visioni differenti e io penso che l'impegno nostro è quello di continuare a difendere, almeno per quanto mi riguarda, questo territorio. Presidente, la ringraziamo. A presto, buona giornata. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Grazie a lei. E parliamo di occupazione. Resta negativo in provincia il tasso di crescita del comparto artigiano. Nel terzo trimestre dell'anno si registrano 52 nuove iscrizioni e 70 cessazioni. L'andamento è negativo un po' in tutta Italia. Lo stock delle imprese artigiane si attesta a 4.812 unità e rappresenta oltre il 34% delle imprese provinciali. Questo è quanto emerge dall'analisi della Camera di Commercio del VCO sull'andamento, come vi dicevo, del terzo trimestre. In termini percentuali, insomma, tra luglio e settembre lo stock delle imprese artigiane ha subito una flessione dello 0,37%. Nel VCO poco più del 40% delle imprese artigiane provinciali opera nel settore dell'edilizia. Se a questo si aggiunge il 23,7% circa delle imprese manifatturiere, è evidente come l'andamento di questi due settori, che insieme sfiorano il 70% del totale e che negli ultimi anni hanno avuto andamenti negativi, influenzi il comparto artigiano. Il numero delle imprese in edilizia ammonta a 2.125 unità. Poco più di 1.500 sono tinteggiatori, impiantisti ed idraulici. Rispetto allo scorso anno le imprese di questo settore sono diminuite di 83 unità. In flessione sia rispetto al 2011 che al 2009 anche il comparto manifatturiero e quello dei trasporti. Sostanzialmente stabili invece gli altri settori, tra cui il comparto turistico. Crevola Dossola, consigliere d'opposizione Domenico Mallone, scrive: siamo contenti che la maggioranza di Crevola Dossola abbia contribuito con la provincia all'idea di riaprire la scuola Lapidea. Certo, va sottolineato come l'idea fosse stata lanciata da noi un anno fa con un ordine del giorno datato 8 agosto e sulla quale la maggioranza aveva espresso e sul quale la maggioranza aveva espresso parere contrario. È un bene che abbia cambiato idea e contribuito all'iniziativa provinciale. Questo conferma il fatto che la minoranza andrebbe coinvolta un po' di più. È vero che non riscuote più interesse nei giovani prendere la strada del settore lapideo, ma è anche vero che l'università non garantisce più un posto di lavoro e molti ragazzi dovrebbero capire che imparare un mestiere potrebbe garantire un'occupazione sicura. Ma devo dire, continua Mallone con rammarico, che a suo tempo non ho visto neanche un interessamento da parte dell'ENAIP. Infatti nelle locandine che invitavano i giovani e meno giovani a intraprendere corsi di formazione presso l'istituto non veniva citata l'attività formativa per scalpellini,
che sarebbe possibile, stata possibile in quella struttura. E criticità per 16 lavoratori della GB Sistemi. Nel pomeriggio del 16 ottobre, ci scrive Fim Fiom del BCO, a seguito dell'incontro svolto tra le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale di GB Sistemi in liquidazione nella mattinata dello stesso giorno presso l'Unione Industriali del BCO, al quale non ha però partecipato l'Unione Industriali, la direzione aziendale ha comunicato tramite mail il numero dei dipendenti, che ammonta a 16. In data 1 ottobre presso l'Unione Industriale del VCO si era svolto il primo incontro per fare il punto della situazione. Ricordiamo, scrivono i responsabili sindacali di Fime Fiom, che per ottenerlo le organizzazioni sindacali hanno dovuto organizzare un sit-in di protesta, poi sospeso appena concesso l'incontro. Oltre a GB Sistemi e alle organizzazioni sindacali, al tavolo erano presenti la direzione aziendale di Langanesi SRL ed il funzionario dell'Unione Industriali della VCO. Tema dell'incontro, la media dei dipendenti degli ultimi 6 mesi, che sembrava fossero 15, per valutare se esistesse o meno il diritto agli ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione straordinaria e la mobilità. A seguito dell'email con la quale la direzione aziendale, ad un mese e mezzo di distanza, dichiara il numero certo dei dipendenti ancora in carico a GB Sistemi in liquidazione, al fine di avere certezze e dare certezze a quei lavoratori, anche in considerazione della difficoltà ad avere un confronto concreto e certo con la direzione aziendale di GB Sistemi, al fine di avere garanzie sulle dichiarazioni che vengono fatte. FIM e FIOM del VCO hanno richiesto la convocazione di un incontro urgente alla provincia del VCO, quale autorità interlocutrice. Alle famiglie di questi lavoratori, che in alcuni casi per alcuni periodi hanno visto i loro cari andare a lavorare con stipendi arretrati anche di 4 mesi, e ai lavoratori stessi, che si trovano attualmente in cassa in deroga sino al 31 dicembre, si devono dare risposte certe e subito. Non è, Domodossola, non è sufficiente la sorveglianza in centro cittadino Domodossola garantita dalle forze dell'ordine e dalla polizia municipale? Questa è una domanda. Stando agli ultimi ingenti atti vandalici perpetrati tra il centro storico e Piazza Matteotti, forse no. Parrebbe però che siano veramente troppe le volte in cui nottetempo branchi di delinquenti arrechino danni al patrimonio pubblico e privato, seminino le vie di bottiglie frantumate, lasciano anche i loro escrementi lungo i marciapiedi. Un fenomeno che richiederebbe presidi costanti, che non sono possibili, e sanzioni durissime. La panchina in pietra di via Osci è stata divelta con la sola forza bruta da 3 giovani che sarebbero stati identificati dalla visione dei filmati delle videocamere ad opera della Polizia di Stato. Ricordiamo ai cittadini l'invito rivolto loro dal capitano dei Carabinieri Sebastiano Runza: chi ha subito danni faccia denuncia. E ancora cronaca da Formazza, riprendiamo la notizia da Ossola News. E Leo Zertan, veterano dei maestri di sci, mitico insegnante di sci di Gianni Agnelli e famiglia, oltre che essere un fondatore dello sci club del Sestrier, l'anziano derubato a Formazza. Ogni volta che ritirava la pensione i soldi sparivano, e così il nipote ha piazzato un piccolo ma funzionale sistema di registrazione con una telecamera collegata al computer. La camera è stata posizionata in maniera nascosta, ma pronta a riprendere il cassetto dove l'uomo teneva i soldi, e così i parenti della storica guida alpina della valle si sono accorti che a rubare era CL, una formazzina di 68 anni vicina di casa dell'uomo. Si è cercato, prima di andare dai carabinieri, di trattare di avere la restituzione dei soldi da parte della donna, ma tutto è stato inutile, e così il maestro di sci ha presentato denuncia presso i carabinieri di Premia, che dopo aver visto anche le immagini non hanno potuto far altro che denunciare la donna per furto in abitazione. La vicenda, inutile negarlo, ha destato molto clamore nel piccolo paesino di Formazza, dove l'uomo è molto conosciuto. E parliamo di un'idea sportiva di cui ha parlato il presidente del Consiglio Comunale di Domodossola, Rosario Mauro, quella cioè di riprendere l'idea della fusione fra il Virtus Villa e la Juve Domo. Parliamo del calcio. Naturalmente non sparirebbe il calcio nei siti, nei comuni, ma resterebbero i settori giovanili. L'idea sarebbe poi però di fare una squadra ossolana per tutta l'Ossola. Perché? Perché i comuni non hanno più risorse da dare alle società sportive, e l'idea di dar vita all'Unione dei Comuni Ossolani, scrive Renato Balducci sulla stampa di oggi, riprendendo la proposta del presidente Mauro,
l'idea di dar vita, diciamo, all'Unione dei Comuni Isolani promossa dalla Comunità Montana può fare da traino anche per un'unione delle squadre di calcio. Parliamo di borgate, borgate torneremo a vivere, questo è il titolo del convegno che si terrà a Crevola d'Ossola nell'aula magna della scuola media Casetti domani, mercoledì 31 ottobre alle ore 21. L'iniziativa all'interno della rassegna Montagna e dintorni è promossa dall'UNCE in Piemonte, previsti gli interventi di Massimo Crotti della Politecnico di Torino, di Marco Cavalletto per Piemonte Risorse, Giacomo Lombardo, sindaco di Ostana e poi di Silvia Ariemma, architetto, per questo per quanto riguarda le nuove borgate, ancora Pier Giorgio Brondello, Piemonte Risorse, e Chiara Gribaudo della Fondazione Nuto Revelli, l'esperienza di Paraloop, modera Gianni Giacomino del quotidiano La Stampa. Riprendiamo proprio dal quotidiano La Stampa un pezzo di Beatrice Archesto che parla del progetto di Michele Gori, molto interessante. Michele Gori, domese 32enne, è l'ideatore del Just Flute Solo Project, tra i più innovativi in campo musicale. È un progetto unico al mondo e sono stato il primo a sperimentarlo, racconta il flautista alla giornalista della Stampa. Si tratta di un'iniziativa in chiave solista che unisce la musica classica all'elettronica utilizzando un computer, facendo così da ponte fra tradizione e contemporaneità. Il metodo è molto apprezzato in America, come dimostrano le richieste di esibizioni ricevute da Gori. Quanto repertorio rimane basato su brani classici, riproposti con sonorità più moderne, dice Gori, che ha suonato negli Stati Uniti tra Washington, New York, West Virginia, Kentucky ed è appena tornato da Londra, dove pure ha esportato il progetto. Ma ora all'orizzonte c'è Parigi, con la quarta Convention Française de la Flûte. Qui domenica il domese si esibirà con il Michele Gori Quartet, ossia col pianista Roberto Holzer, il contrabbassista Roberto Mattei e il batterista Nicola Stranieri. Complimenti. Parliamo di viabilità, aperto il cantiere stradale di Ponte Grande, da ieri e fino alla fine dei lavori la circolazione sulla provinciale 66 sarà regolamentata nel fine settimana nelle ore diurne lavorative da un impianto semaforico. Dal prossimo 5 novembre fino alla fine del mese invece la strada sarà chiusa dalle 22 alle 6 del mattino per permettere lo svolgimento dei lavori durante le ore notturne. Ancora un'ordinanza di sospensione della circolazione stradale sulla strada provinciale 52 di Valle Strona, il tratto Cerani-Campello Monti fino a Revoca, questo per la sospensione, ricordiamo l'ordinanza riguarda la sospensione della circolazione stradale durante la stagione invernale. E poi ancora l'interruzione del transito lungo la strada provinciale Armeno Omegna, quest'oggi martedì 30 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30. Siamo in chiusura, vi ricordiamo che ieri si sono svolti i funerali di Egidio Pavan nella chiesa collegiata dei Santi Gervasio e Protasio di Domodossola. Egidio Pavan, conosciutissimo, notissimo commercialista, 78enne, socio fondatore del Lions Club a Domodossola, presidente del collegio sindacale dell'Ossola Cooperative, ma era stato anche uno sportivo, un dirigente della Juventus Domo. E, tra l'altro era anche il nostro commercialista. Noi lo ricordiamo con affetto e ci stringiamo intorno alla moglie Graziella, ai figli Paola, Gian Antonio e Alberto, che continuano l'attività aperta dal padre. Era l'ultima notizia, vediamo la situazione meteo. Aria umida precede l'arrivo di una perturbazione in giornata, farà aumentare le nubi dalla Liguria e dal basso Piemonte. La nuova perturbazione entrerà sul Mediterraneo mercoledì, interessando in parte il nord-ovest, ma con piogge più estese a sud del Po. Cadrà altra neve e dalle zone di bassa montagna, ma il peggioramento non si prolungherà oltre le 24 ore. Sarà seguito da correnti tra ovest e nord-ovest, più asciutte a partire da giovedì, temperature fra 0 e 8 gradi. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Linea alla rete.